Buonasera a tutti, benvenuto. Grande piacere avere una sala, lui, per Verona non è una grande città, quindi ci sorprende avere un suo giovane, se no riempire la sala, ma non ci sorprende più di tanto perché dovunque si sta presentando e faccia appena consensi, sale piene, entusiasmo, movimento e un continuo ribollino, tutto il mondo indipendentista è come in un vulcano. Bisticciamo, si scinde, nascono nuovi partiti, ma non succede nulla. Rispetto a altre formazioni, che sono la decadenza totale della politica, la morte, legale si sia da pulsione all'intervento che questa terra merita. Nonostante noi siamo un problema interno di convivenza, che però mano a mano si stanno superando, quella zona è l'unica zona in cui la discussione, dibattito, proposta politica, lotta è la parte viva della società sarda. Siamo più di Cagliari nelle primarie rispetto alla sinistra, chi vuoi non vada nessuna differenza dalla destra, almeno da quel punto di vista è un disfacimento totale, è un rammendare l'esistente, è rattoppare scarpe vecchie che non funzionano più, quindi è l'esigenza doverosa di un intervento veloce. Poiché o noi siamo venuti in noi a parlare di un tema che è l'emblema di tutta la società sarda, non è che è fatto solo di eolico la Sardegna, è fatto di molti segmenti, però l'eolico rappresenta la composizione, lo sfaccelo del nostro esistente. Quando noi facciamo su di non senso, è vero questa verata, ha un senso accettare quelle le chiami devastazioni ambientali, ma non è tanto una devastazione ambientale che lo trasforma su manorama, è una devastazione mentale, esistenziale, è l'accettazione valoriale che chi viene da fuori a ponere palaseoli casinoghe vale nel 99 e noi si balimo su 0,6 come te persona, sa? È della verità e fa che bene a non trattare voi che balimo su 0,6. Noi siamo gente che balimo su 6 dinarici, dai dinarici, salto, no? Ma chi non vale 6 dinarici? Noi se non balimo 6 dinarici, se siamo in questa condizione. Ma non abbiamo gara noi di stare in questa condizione, non la gara di una. Ci sono forze potenti, potentissime, economici, che la classe politica, di destra e di sinistra, si l'hanno comprato. Questa gente, purtroppo, per noi, non possono fare più nulla. Poi te gasuno ricattato, e tanto che da noi. Cioè che una pala eolica, che noi si licenziamo. I nostri insegnanti precari, 2400, e hanno ripagnato 20 milioni di euro. Ma mi vale più un pago. No, non voglio dare i numeri. 20 milioni di euro, hanno ripagnato. Cioè, mandando a casa 2400 insegnanti precari, abbiamo permesso che 20 pale eoliche a Tula girassero, può fare rincasciare 20 milioni di euro all'Enel. Quindi siamo in questa condizione psicodrammatica che pur di accontentare l'Enel a rincasciare 20 milioni, se mettiamo alla fame 2400 insegnanti nostri, alla grida comprende che sono una ironza rispetto al mondo intero. E chi siamo noi sì, una ironza. Mario, non posso andare, Rino, le quantità. Ogni bala di Usasa, quelle da 2 mega fatte e mezzo, producono 1 milione di euro. 1 milione, e a noi non danno 0,6.
Quelle pale che sono in Tula, che sono un po' meno, producono intorno ai 500.000 euro una bara, cioè una 60 bar, 30 milioni ogni anno, 30. Cioè Tula finiva di essere asfaltato di argento, non di cimento o di gatrame. Tanto come noi non ci piegamo su, ma voi te che siamo su perennemente in miseria. Che chiunque viene da innove con la classe politica che abbiamo su, bene da giuavo al saccheggio, tutti due. Che se noi facciamo su conto dei campi eolici che sono in Sardegna, io sì che sono lenne, 1 miliardo di euro. E un altro 1 miliardo di euro si che lenne, signor Moratti, che ha due volumi su produrre 500 megawatt. Incentivati, quando poi si abbaitate questa bulletta, venne scritto energia verde, tot. E allora chi le chiese che lui aveva di questa lampadina, quell'incentivo verde? Signor Moratti, capolegge, ISOSO ha un diritto di dispacciamento, cioè la prima energia che viene prodotta deve essere comprata assolutamente per legge dai signor Moratti. E infatti questa forma di produzione che si narra da Starlux produce come? Produce che bigattamizza in continuazione, la mandano a tota birra di e notte, 500 megawatt ogni dì, ogni momento, ogni ora sul produttore, brui e nite, catrame, che produce nella loro raffineria. Ma noi chiamo però, se questo catrame è sufficiente a alimentare questa bestia, è probabile che con le navi dal Mediterraneo siamo ruiene, altra porcheria può fare arricchire sempre il signor Moratti. Quindi noi che siamo su carenti di ricchezze, le ricchezze che sono e che sono tutto e che non hanno di un puro, non può fare campare 1.700.000 persone, no, può fare campare 10 milioni di persone. Noi siamo ricchi, straricchi, però quando si sia l'intervento che viene fatto in Sardegna, bene lì fatto per depauperare le nostre ricchezze, se no non si piegava. In Olanda bigampano 20 milioni di persone e l'Olanda è un pago più minore della Sardegna, un po' meno, no, deve meno, però è più minore, ma bigampano 20 milioni. La Sicilia è appena più umana la Sardegna bigampano 8 milioni di persone. In Nove Semus 1.700.000 non hanno che siamo tutti morti di famine, però siamo su vivendo una crisi, che questa crisi in Italia è abbastanza grave, in noi siamo su a livello oramai argentino, cioè 60.000 aziende ricattate da Equitalia, e questa è la narramanna, e quello deve fare un intervento rapido, che 60.000 aziende, se no che sono 400.000 persone che fra poco un mese che sono fuori. Cioè, o che hanno chiesto di noi che su famiglia si segue la affitta, come al di là dell'indipendenza o no, è doveroso intervenire. Poi, a proposito delle paleoliche, la giunta Cappellacci ha fatto un decreto, e cioè una sospensiva, non faremo più su paleoliche. Che vedo un bluff. Progettati precedentemente dalla cricca che noi hanno sicuramente, Verdini e compagnia cantante, sempre con la complicità dei politici sardi, come hanno tutti i diritti per impiantare i nuovi campi eolici. Però attenzione, hanno 60 di euros, quindi che dire si creano già le alas, in Balascia, sono pronti, questo plinto che hanno fatto, normalmente ci sono 22 plinti, sono in non lo sono toccato mai, anzi sono guardati a vista. In Balascia non sono i petenne atteri che passare i 60 giorni e che vanno in uno dei posti più belli della Sardegna, che ne è fasciato con antesitili, 22 paleoliche. Ma questo come toccate a noi? Siccome abbiamo l'esperienza l'abbiamo già fatta in Tula, in Erula e in Esesia, Provaghe, Osilo, eccetera, eccetera. Cioè non dobbiamo restare come a Purdic in bocca e non sono fregato d'orra. In ogni caso deve intervenire immediatamente. I coiaghi ha pacciappato proprio il zero in tata con una signora, chi si è costituito un comitato a Balascia, abita in Ie, un amico nostro, di segnare da Placido Cherchi, Bassadomo, quella su un ponzene proprio a 10 metri da Sadomo, si due non drommi, si isso che si deve fare da tempo, cercare di dormire, eccetera, eccetera. Quindi tocca da intervenire.
Perché Gesù si intervenne in noi? Caro Calleggi, la Sardegna è un far west. Calesi sia da intervento, calesi sia da banda, calesi sia da pirata in giacca e cravatta, arrivi di nove, fa che tutto su chi deve. Non Calleggi. Leone, i cari al mare, chi lo controlla? Niuno. La Scindia, ove, come, in questo momento, va da un urio del fenolo che niesce dall'industria petrolifera di Porto Torres e detti carrigendi a mare e lì chi intorno giudice, se carabinieri, se no, e su sindico di Voltodurre, su sindico di Tattari non va la capacità di intervento, poi te. Quindi è doveroso, siamo in una terra che non va da... Sono bandito, non sono più cusso a doppietta che sparano dai i muretti a secco. Non sono cusso i banditi. I banditi sono chi si annida nei meandri del potere, chi è che impoverendo veramente la Sardegna, sono cusso la classe politica che noi siamo sempre votati. Non è la terra zetta, non è il classico sardo, o spacciatori di terza categoria, o ladri di bestiame di quarta. No! L'impoverimento e il dramma della Sardegna non è il TV, è questa classe politica che hanno sbagliato noi si hanno severato. Quindi il si è fatto tutto quanto un'opera di ricostruzione, cioè assistenza di Sabidasa e a regolare, a ciappare gente che pure non è di IRS, IRS magari si sta avvicinando, eccetera. Questo è il meccanismo. Devo pensare in giro perennemente, non ti venuto a organizzare. Un meccanismo che ha un posto in molto comodo è costituire i comitati di base. Non ha chiesto un imposto duro, non ha chiesto un altro a Santa Teresa di Calcutta, in Quirra, nel successo ecclesiente, e non ha chiesto a Macomer, a Otana, tutta zona sta in devastazione. Pare che questa cosa sia offende. Pare che in Quirra, da voi decine e centinaia di morti per leucemia, sono pastore, sono cominciati a faidare, sa mamma, sa che non ha più due o tre figli, morto, so, per leucemia sono cominciati ad andare dal giudice Fiordalisi, sa femmina sono cominciati a faidare, a fare in piazza, una lì abbiamo fatto una manifestazione con 70 persone, se. Insomma, cava un certo tipo di movimento, che era del coordinato, vada un cambio di coscienza. Pare che so sabato finalmente è deciso di non firmare la resa. Io non sono d'accordo mai da, sul fatto che i calapidu colonizzazioni, indolore, che no che bene, ne danno a battere il pastulalasa e non che mandano via. Noi siamo in 9, 50 secoli. E 50 secoli che hanno passato di ogni maniera. Ma sono stato, siamo sempre restati in 9. Te cartaginese non ha più uso, romano tanto più pari. Fenicio sa altrettanto. Sull'ultima dominazione, si usa la potremmo chiamare dominazione, è se usa italiana, guarda chi so che erano andare a festeggiare il 17. Cioè la conquista armata della Sardegna da parte di Casa Savoia. Ma non ve l'hanno fatta male. Se noi siamo in nove, che renare che ancora non abbiamo. Che renare che cade una porzione molto grande di sardi che non hanno firmato la resa. Volete firmare la resa? Crea una condizione intima, personale, di infelicità perenne. Se noi siamo in un malessere, è che il chimus che bacca che cosa che non torna. Il chimus che siamo ubicati so sempre, anzi mai siamo ubicati italiani, mai. Se noi la conosciamo tutto, è proprio tramite la conoscenza della storia che noi siamo lenne coscienza, che non siamo ubicati mai italiani, siamo italiani so, semplicemente che tu che mantanno, che tu 60 anni so, ma per 150 secoli noi siamo su sardo so. Abitanti di questa terra e la musù perennemente difesa, e come noi dobbiamo fare la stessa cosa? Poi te babbo mi interroga, non è questione dei miei figli, no, no, è pure un debito da babbo mio, con mamma mia, e mi interroga, e mi lunarra, ma è bene una che possa sbagliare su io, e te lo devo raccontare un po' che fallas, sono su un bagnano su satra, ma noi non la siamo guerrendo, e il sul sole, e il sabba, e noi che cadessi monzono, che non siamo belli di sabba. E te li raccontiamo su affitto nostro che non deverai, che nel 2010 hanno firmato, non siamo firmati, so, che non siamo bene di su sole, che non siamo bene di su etto, che non siamo bene di sabba, e te faremo. So.